Ciao a tutti amici visionari, amici di visionaire.fm, chiamate il cinema e le serie TV. Io sono Lauretta Buffa e oggi, 1 dicembre, parte la 33esima edizione del Noirin Festival che si tiene a Milano da oggi fino al 7 dicembre. E sono molto felice di poterne parlare con Marina Fabbri, co-direttrice della manifestazione, insieme a Giorgio Gosetti e Gianni Canova. Ciao Marina, bentornata, sono molto felice di poterti avere ancora ospite ai microfoni di Visionaire.fm. Parto subito a bomba e ti chiedo quale sarà la cifra del Noirin Festival per questa edizione del 2023. Se dovessi indicare le linee di tendenza del Noir 2023, sono due fondamentalmente. La presenza sempre più importante dell'universo femminile e quindi della donna protagonista, sia come vittima di violenza, cosa che ahimè vediamo anche nella cronaca reale, sia come protagonista a sua volta di violenza e quindi come assassina, come per esempio una figura storica di cui ci occuperemo nel 150° anniversario della morte di Manzoni, appunto della figura della monaca di Monza che lui descrisse nel Promessi Sposi. Sarà oggetto di un convegno che faremo sul giallo storico e su questa figura. Un altro motivo è quello della ibridazione dei linguaggi e delle diversità degli stili. Questo soprattutto lo vediamo nel cinema che è presente al Noir con prodotti molto diversi. L'ultima cosa è sicuramente il rapporto con le generazioni future, cioè alla Yulm Università, che è il partner principale del nostro festival. Si svolgeranno tanti incontri diretti ai ragazzi per far conoscere tutte le sfumature appunto del nero, tutte le problematiche legate alla vita contemporanea e come queste vengono rilevate dal cinema e dall'audiovisivo e anche dal romanzo. Quindi i ragazzi potranno avere accesso non soltanto a dei film, ci sarà un concorso premio Caligari, che è il premio dato al miglior film della stagione italiana. Sono 6 film che vengono proiettati proprio alla Yulm e vengono giudicati da una giuria di ragazzi. E sono i migliori usciti nella stagione, come Pecore in mezzo ai lupi di Vida Pattucci, Mia di Ivano De Matteo, Mixed by Harry di Sidney Sibilla e Denti da squalo di Davide Gentile, Nina dei lupi di Antonio Pisu e L'ultima notte d'amore di Andrea Di Stefano con Pier Francesco Favino. Puoi spoilerarci quali sono gli eventi più attesi di questa edizione della 6 giorni del Noir? Gli eventi più importanti da segnalare in questa ultima edizione del Noir, proprio la inaugurazione venerdì 1 dicembre con Daniel Pennac, vincitore del Raymond Chandler Award alla carriera. Veramente a un maestro del genere come Daniel Pennac, francese, che ci ha raccontato così anche con molta ironia e grazia attraverso la famiglia Malossen, questa sgangherata famiglia che vive a Belleville, a Parigi, ci ha raccontato tutte le trasformazioni della società contemporanea e anche le loro contraddizioni. Un altro evento importante è l'altro premio letterario, il premio Giorgio Scerbalenco, che viene consegnato a il migliore tra la cinquina dei finalisti che sono stati scelti dal pubblico, dei lettori e dalla giuria letteraria in tutti i romanzi usciti di genere quest'anno. Poi ci sarà un importante appunto convegno dedicato alla monaca di Monza di cui ho parlato e poi ci sono naturalmente i film che si aprono, vengono inaugurati insomma da il nuovo film di Neil LaBute, un grande outsider insomma del cinema americano, Out of the Blue, che è proprio un remake dei classici noir però in chiave contemporanea, con Ray Nicholson, che è il figlio d'arte, del grande Jack Nicholson, e Diane Kruger. Poi c'è Goldman Case, The Goldman Case di Sadiq Khan, anche un film processuale molto interessante su un caso reale
degli anni 70 sul terrorismo francese, che racconta quella società, ma insomma fa riflettere anche su quella odierna. Il vincitore del Pardo d'Oro, l'iraniano Critical Zone di Ali Ahmadzadeh, che è un thriller quasi reportage sulla vita sotterranea nella Tehran degli Ayatollah, un Iran molto, molto inedito che non immaginavamo di vedere, tra prostitute, narcomani, e insomma sottobosco della città, della grande metropoli che è Teheran. Poi ci sono i due italiani, Runner di Nicola Barnaba con Matilde Gioli e Francesco Montanari, molto divertente film sul film, tutto girato su un set. The Garbage Man di Alfonso Bergamo con Paolo Griguglia e Tony Sperandeo, il divertentissimo noir israeliano A tempo di rap, The City di Amit Ullman, che proprio si stilizza sul vero noir degli anni 40, per naturalmente anche raccontare la società di oggi. Poi c'è il provocatorio thriller queer Femme di Sam Freeman e Ping Jong. C'è il candidato all'Oscar del Lussemburgo, The Ashes of Time di Loic Tanson, e la serie di animazione italica Noiri, Ferri del Mestiere, dedicata alla mala milanese, che è narrata dalla voce di un famoso rapper, Jack La Furia. Naturalmente non possono mancare i libri, abbiamo ricordato appunto le scrittrici, ma ci saranno anche Donato Carrisi, Giancarlo De Cataldo, Gianni Canova nelle vesti di scrittore, Giampaolo Simi, Harald Gibbs, grande scrittore tedesco, con il suo commissario Oppenheimer, e poi la rivelazione Fausto Gimondi, che ci porta Fortuna Criminale, sarà presentato da Camila Rasnovic. La scrittrice Cinzia Bomol poi porterà il suo romanzo Un diregato, pubblicato da Ponte alle Grazie, e in quell'occasione alcune letture saranno fatte niente di meno che dalla cantante Nina Zilli, che è stata protagonista del suo film. Claudia Bomol è anche una regista. La California, appunto, è il film dell'anno scorso che noi abbiamo anche festeggiato, perché Claudia è stata nella giuria cinema l'anno scorso al Noir. Un altro film che segnalo è quello che chiuderà la rassegna del Noir il mercoledì 6 dicembre, The Marsh King's Daughter di Neil Burger, che è il regista di Limitless. Il film è scritto dallo sceneggiatore di The Revenant, di Iñárritu, ed è tratto dal pluripremiato bestseller internazionale di Karen Dion. Inoltre troviamo una straordinaria interprete, Daisy Ridley, che abbandona la spada e laser degli ultimi Star Wars per imbracciare un fucile. Quest'anno ci sarà anche un'incursione nel mondo della musica. Ci puoi svelare qualche anticipazione? Sì, quest'anno abbiamo una quasi involontaria, devo dire, incursione nel mondo della musica. Grazie al libro di Giovanni Robertini, che è insomma, il direttore, ex direttore di Linus e attuale direttore di Rolling Stone, il libro si intitola Morte di un Trapper, pubblicato da HarperCollins, e ha ambientato proprio nel mondo dei trapper, dei rapper, eccetera, musicale milanese, proprio questo omicidio con relativa indagine. Ne parleranno John Vignola con l'autore in un incontro speciale proprio alla IULM lunedì 4 dicembre. Poi c'è l'incursione di Nina Zilli, che affianca la scrittrice Cinzia Bomol leggendo alcuni brani del suo libro Non diregato. Pivio, infine, che
racconta La musica del noir, che ha realizzato con il suo partner di sempre, Aldo Descalzi, e racconta ovviamente i vinili dell'ultimo Diabolik. Insomma, tanti stili, tanti colori, tanti linguaggi tra cinema e letteratura. Vi invitiamo a seguire il festival dall'1 al 6 dicembre a Milano, al Cinema Arlecchino, alla Libreria Rizzoli in Galleria e alla IUN Università, per poi invece all'apertura festeggiare i due premi letterari importanti alla Casa del Manzoni. Hai ascoltato Marina Fabbri, co-direttrice del Noirin Festival, che si tiene a Milano da oggi fino al 7 dicembre. Per il momento è tutto, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, seguimi su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Spotify, dove tutti i giorni trovi tanti nuovi contenuti. Buon cinema e buone serie TV!